Dimenticavo. Questo è per il tuo diploma. Sei stata davvero brava. Grazie. Al solito, congressi, assemblee, sindacati, consigli di amministrazione, Torino, Roma, Milano, Torino. Insomma, non è cambiato niente. Perché in Italia è mai cambiato qualcosa? Resterai molto? Un mesetto. Beh, ho diritto anch'io a un po' di vacanza, no? Fumi. Sai che ti trovo bene, ringiovanito, elegante. Beh, tu non sei più una bambina, ma io non sono ancora un vecchio. A proposito, volevo dirti una cosa. Pensavo di parlartene a casa, ma tanto vale che... Che c'è? Una donna? L'ho conosciuta l'inverno scorso. È una donna straordinaria. Ti passerà anche questa? No, no. Stavolta è una cosa seria. Ci sposeremo entro l'anno. Ah, mica male. Cosce lunghe. Ma che, è secca come un chiodo. Come siamo puliti. Deve essere un tipo possessivo. Che ti avevo detto? Non lo lascia fumare. Si preoccupa della sua salute. Pure taccagna. Forse è solamente oculata. Vedrai che finirà per farselo comprare da paperino. E voilà. Le jeux sont faits. L'ha già ridotto ad un vecchio rimbambito. Giornale, pantofole e radio. Lo avvia sul viale del tramonto, dolcemente. Ecco fatto. Un bel bacetto sulla guancia e il vecchio gentiluomo se ne torna a casa contento e soddisfatto. Forse ci tiene ad arrivare vergine al matrimonio. È una trippa, lo fa solo annusare. Oh là là.
Mi spiace, Angela, ma hai sottovalutato tuo padre. Fa pure il gioco pesante, quella mignotta. Questo lo prendo io. Mi scusi, forse l'aveva già scelto lei. No, no, stavo solo curiosa. Non mi dirà che le piacciono questi orrori. Va bene, ce l'ha con me. Me ne vuole almeno spiegare il motivo. Questo l'avevo comprato per te. Tu sei Irene, vero? Angela! Sì, sono Angela e sono Sagittario. Non sono Scorpione. Non ti offendere, ma senza dirlo a papà, non potresti cambiarlo dove l'hai comprato? Abbiamo fatto una gaffa. Mm? Irene, dimmi la verità. Ami davvero mio padre? Diciamo che non lo so, molto probabilmente gli voglio bene soltanto. Amore è una parola grossa, molto grossa, troppo impegnativa. Va bene alla tua età. Quando non si è più tanto giovane, il modo di vedere le cose cambia. Noi due stiamo bene insieme e questo è ciò che conta. Ora sì che è a punto. Bel lavoro, Gino. Un lavoro da 200.000 lire. Ah. È la terza volta che me lo dici, ho capito, ti devo 200.000. No, 400.000 me ne devi, ci sono anche le ultime due rate. Preparo la cambiale. Domattina. Anzi, fammi trovare 100.000 in contanti, così te la firmo da mezzo milione. La colpa è di mamma, che non mi ha fatto una faccia tosta come la tua. Tanto lo mandano e prometto di portargli un cielo. Non saprei da dove cominciare. Da qui è elementare, dalla ruota di Scott. Dove sono i ferri? Sarà banale, ma mi sembra davvero di averla già incontrata. Forse allo Yacht Club? È probabile, ci vado molto spesso. Ma veramente non ricordo di averla già vista. Sarà perché sono un tipo incolore che si confonde con l'ambiente. Angela, ti presento il signor... Sandro Romagnoli. Piacere. Piacere. Il mio nome è Angela. Perché è venuto a prendermi? Potevo venire con la mia auto, conosco la zona. Ho sentito il bisogno di stare 10 minuti solo con lei. È grave? Grave? No, direi inutile. Non sono una donna di grande compagnia. Lei è una donna affascinante. Lo sa? Le devo essere grata per il complimento. Non è un complimento, è la verità. Non sarò certamente il primo uomo che glielo dice. E infatti, non è il primo a dirmelo. Siamo in ritardo, mi piace essere puntuale.
Si regga. La velocità è un'eccitante, trovo. Per me è solo un rischio. Però correre mi piace. Ci si arriva solo per via mare, per ora. È chiamata la spiaggia delle Vergini. Un posto più unico che raro, allora. Compralo, papà. Praticamente diventerebbe la vostra spiaggia privata. È l'angolo più tranquillo di tutta la zona. Sì, ma mi sembra un po' scomodo, però. È già in progetto una strada che passerà qui sopra. L'Aver ha fatto un raccordo fino a giù. Sono 7.000 metri quadrati. Qui? Più avanti, dopo il ginepro. Ecco, lì, esattamente. Va bene? Sì, va bene. Questi sono i confini, più o meno, fino a quella spalletta a mare. Sì, vedo, però il prezzo è un po' alto. Per il prezzo si può sempre trattare. È splendida, non trovi? È bellissima. Ma ti fanno pagare anche il sole e quello non lo hanno ancora lottizzato. Non ti pare di spingere troppo? Che c'entra di filare questi sassi a mio padre? Ho pensato di unire l'utile al dilettevole. E poi è il modo migliore per entrare in famiglia. Tra discussioni, contratti, progetti, staremo sempre gomito a gomito. A chi lo devo intestare l'assegno? A lei? No, lo intesti a Joanna Houston. È lei la titolare dell'angolo mediterraneo. Signor Vittorio al telefono, è il ministero da Roma. Ai, ai, grana in vista, scusate. Continua col whisky o preferisci un'altra cosa? Whisky. Sapevo che quel terreno le sarebbe piaciuto. La spiaggia, poi, è eccezionale. Morbida, vellutata come la pelle di una donna. È degna di lei, Irene. Lei senza ghiaccio, vero? Combatte meglio il calore. In Germania, 5 in Sud America, è tutto quello che so di lei. Sa soltanto quello che le ho detto. Un po' poco, non trova? Insomma, una donna misteriosa. Discreta, diciamo. È un metodo per interessare gli uomini e ci riesce benissimo. Più la frequento, più c'è bisogno di dirlo. Non sarà una dichiarazione d'amore. Ne ha tutti gli ingredienti. L'ambiente, il tono, la musica. E se lo fosse? Sarebbe fuori posto. Vogliamo tornare? Ciao, Marta. Questa sì che è una sorpresa. È un secolo che non ci vediamo. Già. Ma che piacere. Beh, a presto. Chi è? Non mi sembra di averla mai vista. Una vecchia amica. Beh, potevi invitarla qui da noi. Ho piacere di conoscere i tuoi amici. Sono anni che non ci vediamo. Credo che non avremo proprio niente da dirci. Aspetta.
Tua zia è quella lì? È la cugina della prozia di mia madre da parte di padre. Quel giorno le truppe alleate entravano a Milano. Eravamo già insorti da qualche giorno. Avevamo occupato la prefettura, ma la città era ancora piena di tedeschi e di fascisti. Vittorio, ma loro non sanno di cosa stai parlando. Eh sì, hai ragione, ci casco sempre. Ci tengo a precisare che a quell'epoca io ero una bimbetta che non andava ancora all'asilo. E siamo rimasti senza champagne. Vado io. Dov'è? Attenta alla scala. Auguri. L'amore è come il vino, più invecchia e più diventa buono. Ecco, la sciocchezza di turno. Ah, accidenti! La caviglia. Angela. Dio mio, che dolore. Ma che è successo? Una storta terribile. Ma com'è stato? Fa male così? Che dolore. Sarà meglio farla vedere da un dottore. Ma sì, certo. Speriamo che sia solo una storta. Ma com'è successo, Angela? Ho messo male il piede sul gradino e sono scivolata. Vieni, ti porto via. Ce la fai a camminare appoggiandoti a me? Penso di sì. Vengo con voi. Ci scusi, Sandro. Per carità, chiamerò più tardi a casa per sapere cosa dice il dottore. Va bene, grazie. Ti prego, Irene. Ho già rovinato la serata a tutti. Rimani. Ah, sì, forse è meglio, Irene. Posso riaccompagnarla a casa io? Grazie, Sandro. Arrivederci. Un ultimo bicchiere? Ma questi sono i Kebana. Conosce il loro linguaggio? Il linguaggio di che? Dei fiori. No. Le devo fare una confessione. In questa casa io sono solamente un ospite. È di una mia amica, che ora è in Inghilterra. Ikebana in giapponese vuol dire fiori viventi. Non lo trova bello? È un genere d'arte che nasce dal culto della disposizione dei fiori, dei rami, delle foglie. Davvero non se n'è mai occupato? È un'occupazione femminile, non le pare? Al contrario. In Giappone la praticano sacerdoti, scrittori e filosofi. L'ikebana rispecchia la filosofia di quel popolo e il suo modo di vivere. Spengi la luce.
Che foga! Dammi almeno il tempo di arrivare. Pronto? Chi era? Il ragioniere Gregori, una cosa da niente, lavoro. Stanotte era pieno di piatti sporchi, bicchieri e bottiglie. Non è che approfitti delle mie assenze per riempirmi la casa di puttanelle, eh? Ma che dici, cara? Che ti salta in mente? È venuto il dottor Balducci per il contratto. Sai la spiaggia delle Vergini? Ci ha tirato fuori 9.000 al metro quadro. Ho già l'assegno dell'anticipo. E dov'è questo assegno? Pensavo di versarlo più tardi in banca. Dallo pure a me, tanto devo anch'io passare in banca. È un seduttore da strapazzo. Devo davvero essere di bocca buona per venire a letto con te. Rischio di rimetterci una caviglia. Te la metto su un piatto d'argento e tu vai vergognosamente in bianco. Sei una brava. Beh, io ho perso una battaglia, non la guerra. Irene è più difficile di quanto pensavamo. È astuta, controllata e forse anche frigida. Sì, frigida. Trovane un'altra di scusa. Va bene così, signorina? Sì, grazie. È una donna eccezionale, non trova? Ho detto che è eccezionale. Certo, soprattutto ricca, molto ricca. La sua è una delle migliori famiglie della mia città. Eravate molto amiche, vero? Beh, amiche proprio no, compagne di scuola. Poi lei è partita. So che è stata molto all'estero. Beata lei, la invidio. Non è il caso, mi creda. La provincia è cattiva, non perdona. Perché? Cosa è successo? Non è il caso di parlarne. Quello che è stato, è stato. Sei pronta, zia? Angela, da quando vieni qui da Nico? Da oggi. È importante per te il problema della verginità? No, non credo, non me lo sono mai chiesto. Quando conosci un uomo cerchi di valutarlo sul piano sessuale o quello dell'intelligenza? Dell'intelligenza. Ci sono troppi maschi e pochi uomini in giro. Nell'amplesso raggiungi sempre il pieno pagamento fisico. Ma che razza di domande? Avanti, rispondi. Non fare la pudica. Secondo quanto dice il rapporto Kinsey, l'appagamento della donna è più raro di quanto non si creda. Finito. Dunque, meno male. Io 3 sì e 4 no, mentre tu 2 sì e un non lo so. Dovrei mettermi le mani nei capelli. Di fronte a te sono un mostro, sadica, perversa e con chiare tendenze omosessuali. Ma dare retta a questi test, Einstein doveva tirare di boxe e Cassius Clay occuparsi di matematica pura. Però è anche vero che non ci si conosce mai abbastanza. Angela ha avuto un'ottima idea. Mi sento più tranquillo se questi giorni li passi a casa nostra. Mi vuoi mettere accanto il cane da guardia? Ebbene, lo confesso, sono terribilmente geloso. Angela è molto cara, ma è venuta qui per divertirsi. Ed io le sarei soltanto di peso, una compagnia ben noiosa. Che dici? Organizzerò festini ed orge. Papà, al tuo ritorno troverai due donne perdute. Come vedi, una prospettiva allettante. Allora, d'accordo? D'accordo. Ma tu quando tornerai? E chi lo sa? Ci mancava anche lo sciopero dei magistrati, dopo quello dei metalmeccanici, dei sanitari, dei post-telegrafoni. Hai bisogno di qualcosa? Grazie, no. Tuo padre ha superato se stesso. Non lo credevo capace di tali attenzioni. Mi ha fatto molto piacere. Veramente non sono di mio padre. So che ti piacciono i fiori, e allora... Non mi potevi dare un benvenuto migliore. Ti ringrazio. Benissimo.
Ma certo che mi sento a casa mia. Tu piuttosto quando pensi di tornare? Al solito. Ma cerca di scappare presto. Stai tranquilla. Angela, tuo padre vuol sapere se noi due non ci siamo ancora sbranate. Sì, ho capito. Passamelo. Bene, allora ti saluto. A presto, papà. Come stai, papà? Scommetto che hai chiamato tra una riunione e l'altra. Sei ancora al ministero? Sai, papà, avevi ragione tu. È una donna meravigliosa. Comincio già a volerle bene. Tutto sommato penso che ti autorizzerò a sposarla. Ciao. Ciao. Johanna si è fatta di una gelosia asfissiante. Non mi lascia libero un momento. Mi sembra giusto. Il pane te lo devi guadagnare. Risparmiami il tuo umorismo. Comunque, con Irene il conto è ancora in sospeso. Non vorrei che tu ti sentissi obbligato. Ti assicuro che il tuo onore non è in gioco. No, ma è la prima volta. Povero Sandro. Non hai capito che avevamo sbagliato tutto? Scandalo al liceo Parini. Giovane professoressa si uccide perché coinvolta in una torbida amicizia particolare. L'allieva IS espulsa. La Gazzetta di Mantova di 10 anni fa. IS, Irene Serra, capisci? La nostra Irene. Un'amicizia particolare. Come l'hai avuta? Hai mai sentito parlare delle agenzie investigative? Cosa conti di fare? Le ha trovate? Vediamo un po'. Sì, ecco. Questa è Gianna. Marisa faceva il corso inferiore al mio, benché fosse più grande di me di un anno. Era la peggiore di tutte, ammesso che ce ne fosse una migliore. Com'era bella. Le devo molto. Almeno lo credevo. Quella cretina. Ti sei mai fidata completamente di un'amica? Se non l'hai fatto, non farlo mai. Lasciami stare. Sia successo e non voglio saperlo. Ti prego, preferisco stare su. Alla tua età spesso si è portati a dare corpo alle ombre. I primi incontri, i primi affetti e le prime amicizie ci sembrano anche gli ultimi, gli unici della vita. Pensi che il tuo dolore non possa essere capito perché lo senti soltanto tu? Poi ti accorgerai che anche gli altri hanno avuto delusioni amare, esperienze dolorose. Perché non ti confidi con me? Vorrei che tu avessi più fiducia. Non servirebbe a niente. Irene! Irene! Sì? Andiamo a Caporto, sbrigati! È
Hai fatto? Angelo. Vai alla gita. Non ne ho più voglia. Lasciami dormire. Avanti, sbrigati o faremo tardi. Insomma, Angela, mi vuoi spiegare? Che ti succede? Ma niente. Se per poco fa, scusami. Ogni tanto mi saltano i nervi senza ragione. Senza ragione? Com'è possibile? Ma sì, certo, ho un caratteraggio, lo so. Non posso farci niente. Come mi prende, mi passa. Puoi perdonarmi? Guarda là, Irene, veramente meraviglioso. Adesso ti dirò la verità. Non troverai la strada del ritorno. Ho spezzato il filo d'Arianna. Ti perderai. Morirai di fame. E ti ho portato qui per sbarazzarmi di te. Non ti sarà facile. Angela, mi hai fatto paura. Per un istante ho temuto. Che cosa? Niente. Niente, non importa. Thank you.
Non so che succede, ma l'acqua del mio bagno è gelata. Posso fare la doccia da te? Certo, cara. Che stai leggendo? Un romanzo francese. Una storia d'amore? Vorrebbe. In realtà è solo una storia cerebrale. Irene. Ho aspettato più di un'ora. Oh, l'appuntamento. Scusami, me ne ero completamente dimenticata. Ordino da bere anche per te. Sono così divertenti. Abbiamo fatto una gara di sci. Per poco Donatella non si rompe una gamba. Per fortuna il motoscafo lo guidava Sandro. Quel ragazzo non mi piace. È meglio se non lo frequenti. Che fai? Ti metti a fare la matrigna? Sono giovane. Ed è giusto che stia coi giovani. Giù con noi? Ti stiamo aspettando. Sarei fuori posto, voi siete giovani. Se non scendi fra 5 minuti, mando via tutti. Dammi un quarto d'ora. Va bene, un quarto d'ora. Non un minuto di più. No, su, grazie. Prendi. No, posso avere l'onore di questo primo ballo? Thank you.
fine vanno servite. Sei formidabile. Stai innamorando tutti. Proprio tutti. Tutti. Io accompagno Sandra a casa, e senza macchina. Ti aspetterò in piedi. Non importa, ci andiamo fuori. Vattene tranquillamente a letto. Angela! 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 Angela, che cosa è successo? Sandro, quel porco! Ti prego, stammi vicino. Meriteresti una lezione. Ma non voglio che Angela sia trascinata in uno scandalo. Se suo padre venisse a saperlo... Ero ubriaco. Non so cosa mi ha preso in quel momento. Sei un essere sporco, intimamente corrotto. Ti consiglio di girare alla larga da Angela e trova anche il modo di non farti più vedere in casa nostra. Se mi sono comportato così, forse Angela mi ha provocato, no?
Impeccabile moralista Irene. Come vedi, il più pulito fra noi è la rogna. Se domani non sarai mille miglia lontana, queste foto partiranno per Roma. A non più rivederci. Devi firmarlo. Io? E perché proprio io? È meglio anonimo. No, potrebbe anche pensare che c'entri io. Non lo deve nemmeno sospettare. D'accordo. Così avrai ottenuto il tuo scopo. Ma io che ci guadagno? Irene come matrigna dà fastidio a me quanto a te. Altrimenti perché mi avresti aiutato finora? Te lo dico io che cosa miri. Vuoi? Ad Angela. Angela Balducci. Una sistemazione ideale per te. E la cosa potrebbe anche non dispiacermi. Stai calmo. Dunque, sei giovane, piuttosto bella, sessualmente efficiente. Dove sei? Trovami. Sei cinico, amorale, squattrinato. Non stupido, ma neanche troppo intelligente. Angela. Angela, ho scritto a tuo padre. Voglio che tu la legga. Sì, rinuncio a lui. Ho riflettuto molto in queste ore. Non c'è altro da fare. Devo sparire dalla sua vita e dalla tua.
Domani la spedirò. Aspetta, Irene. No. Non c'è niente da aggiungere. Ho deciso. Viste, le ho bruciate. Bruciate? Perché sei entrata in crisi? Irene se ne va, è lei che è entrata in crisi. Cos'è? Il ritorno del figlio al prodigo? È un pezzo che non ti facevi vedere. Angela, puoi venire qui da me, ho bisogno di parlarti. C'è una cosa che voglio dire. Spengi la luce, per favore. Una cosa è successa tanti anni fa, Lucia. Il tuo passato non mi interessa. No, lasciami dire. Non voglio sentire niente. Ho recitato per anni la parte della donna sicura di sé. Forte, fredda. Ed ho finito per crederci anch'io. E invece sono solo una donna fragile. Irene, sei in una crisi di sconforto. Ero giovane, sola. Avevo tanto bisogno d'amore. Ho capito quello che avevo fatto soltanto quando è scoppiato lo scandalo. È stato terribile. Ha segnato tutta la mia vita. Da allora ho vissuto sempre nella paura che la mia amicizia con una donna nascondesse un interesse diverso. Ambiguo. Quello che è successo ieri oggi non ha più importanza. Getta tutte le tue spalle. La vita è fatta solo di presente e di futuro. È difficile ricominciare sempre tutto da capo. Muoversi tra la gente come in un mondo di cristallo. Hai sempre paura di fare un gesto di troppo. Di rompere qualcosa. Ho bisogno di guardarmi dentro. Senza pietà, senza ipocrisia. Aiutami, Angela. Non sono una psicanalista, mi dispiace.
In questa casa non c'è più posto per te. Sono certa che troverai un letto dove dormire. Che dici, Joanna? Non capisco. Ti avevo avvertito di non portare le tue puttanelle in casa mia. Ti giuro che... Stamattina sono passata in banca. Mancano 4 milioni e 712 mila lire esattamente. Se per la fine settimana non hai coperto, ti denuncio. Ma è tutto un equivoco. Io posso spiegarti. Cosa? Ho avuto bisogno di un po' di denaro. Delle spese e poi un affare sicuro. Appena rientro della somma, restituisco tutto. Ci vorrà un po' di tempo, ma... Hai tempo fino a sabato. Ma no, non è possibile. Tu sai quanto ti sono legato. Ti ho sempre pagato. Tu non puoi dimenticare tutto quello che c'è stato tra noi. Ti ho sempre pagato. Tutto quello che ho fatto per te. Sai che ti amo. Io ti amo, cara. Io... Sì? Pronto? Signorina, è per lei da Roma. No, non ci sono. 4 milioni 712 mila lire, meno 300 mila, fanno esattamente 4 milioni 412 mila. Non ho mai pagato tanto caro una marchetta. Non puoi lamentarti. Ricorda, hai tempo fino a sabato. Un baby. Un altro, doppio. Angela. Senti, volevo dirti che io di quelle foto ho sempre le negative. Che cosa ne faccio? Le negative? Bruciale. Bruciale, basta. Bruciarle? Ma è un peccato. Aspetta, vengo io da te. Un altro. Sandro? Sandro? Apri! Sandro! Apri! Cosa fai? Che cosa vuoi fare? Sandro! Apri! Questo è solo il campionario. È la mia piccola mostra personale. Una mostra erotica, come vedi. Come le hai avute? Col teleobiettivo. Diaframma 8, fuoco all'infinito. Scatto ad un centesimo. Costano soltanto un assegnino da 5 milioni. Un prezzo d'affezione. Negative comprese.
Ho recitato per anni la parte della donna sicura di sé. Forte, fredda. E invece sono solo una donna fragile. Ho recitato per anni la parte della donna sicura di sé. Forte, fredda. E invece sono solo una donna fragile. Angela non deve sapere nulla. Angela non deve sapere nulla. Il fatto è che Angela sa tutto, dalla A alla Z. Ero là alla spiaggia perché eravamo d'accordo. Se tu pensi di poter scendere ancora più in basso, ti sbagli. Sei già al fondo. Ma non pensare di trascinarci, Angela! Senti, finiamola. Mettiamo subito in chiaro che in questa storia non si salva nessuno. Non mi salvo io. Non ti salvi tu. Ma soprattutto non si salva quella puttana di Angela. Vattene! Non te lo voglio ripetere mai più. Levati di torno, fuori. Senti da che pulpito viene a fare la morale a me. Mascalzone. Cosa vuoi ancora? Volevi soldi? Li hai avuti? Non mi va la parte dell'avvoltoio. Perché uno si prende le sue responsabilità. Sei ubriaco. Sì, sono ubriaco. È vero. Angela, invece lei è sempre lucida. È stata sua l'idea che io ti facessi la corte. Per sputtanarti con suo padre. Per levarti di mezzo, insomma. Vai avanti. Fammi te il tuo veleno. Recita fino in fondo la tua squallida parte. Sei un povero vigliacco che mi fa pena. Che mi fa schifo. Devo dire che ti ha lavorato bene. E come? L'hai fatto del collegio. La gita a Caporso. La doccia nuda in camera tua. Come vedi, mi teneva informato giorno per giorno. E come ne ridevamo insieme. Non è vero. Non è vero. Non è vero. No! È lei che ha pensato a tutto, sempre. Ha pensato anche alla festa per scatenarti, per stordirti. È stato il suo colpo maestro. Ti ha cucinato a fuoco lento. La violenza subita da me. Poverina. Che bisogno avevo di violentarla. Angela, vieni a letto con me. Da più di un anno. Zitto. Non ti voglio sentire. Non ti voglio più sentire. Non ti voglio più sentire. Ero giovane, sola. Avevo tanto bisogno d'amore. È difficile ricominciare tutto da capo. Ero giovane, sola. Avevo tanto bisogno d'amore. È difficile ricominciare tutto da capo. Scandalo al liceo Barini. Insegnante suicida. Anche questo l'ha scoperto Angela. Sta zitto. Per pietà. Sta zitto. Aprite! Aprite! Aprite, per carità!
Irene! Irene! Ascoltami, lo so che non potrai mai perdonarmi. Sono un mostro, ho sbagliato tutto. Ora me ne rendo conto, ma io non ti conoscevo. Non ti conoscevo. Ti prego, Irene, lasciami spiegare. Irene. Thank you.
to think of.